protagonista di alcuni episodi molto particolari, molto singolari. Sì, da noi veramente ne accadono tante cose, non soltanto singolarmente. Ieri, per esempio, ho restituito 200 euro a un signore che mi sono pervenuti tramite la Polizia Municipale di Catania in una busta senza l'elenco di ciò che conteneva un portadocumenti. Non era un portafoglio, ma un portadocumenti. Io ho contattato il signore, è un anziano di 84 anni, residente a Siculiana. Lui era strafelice. Ieri mattina, quando ha ricevuto i soldi, mi ha detto: signora, non sono contento per i soldi, ma tanto per l'azione che lei ha fatto. Io ero strafelice nel vedere quell'anziano felice. Ecco, sicuramente un gesto molto nobile considerando i tempi molto particolari in cui non tutti avrebbero reagito alla stessa maniera. Ecco, lei come ha interpretato questo episodio? No, le persone oneste io penso che si comportano in questo modo, specialmente la Polizia Municipale. Noi non siamo soltanto quei vigili che scrivono, dietro quella penna c'è un essere umano che lavora con professionalità, con semplicità, con onestà e che soprattutto ha un cuore, quindi non siamo soltanto quelli che scrivono. Sì, purtroppo scriviamo, ma fa parte del nostro lavoro. Ecco, non solo un portafoglio, ha anche ritrovato una fede diverso tempo fa. Ecco, come fu la vicenda? Sì, quella è stata bellissima per me in particolare. Abbiamo ricevuto questa fede, io allora lavoravo con il collega Angelo Provenzano, vedendo che nella fede era incisa la data del matrimonio e il nominativo dell'interessato, tramite stato civile ci siamo interessati a vedere chi si era sposato in quel giorno in modo di risalire al proprietario. Siamo andati direttamente fino a casa a restituire la fede.